Salutiamo Sasa Marra, l'allenatore del Messina, che è il nostro piacevole ospite. Avremmo voluto parlare con lui in un altro momento, ma purtroppo questo ci impone. Ciao Sasa. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Intanto pregherei la regia, se è possibile, di alzare un pochino l'audio. C'è con me Reno De Benedetto. Allora Sasa, intanto volevo capire se tutto questo clima che è diventato nelle ultime 48 ore, 72 ore, al di là del risultato del derby molto pesante, sei arrivato da poche ore a Messina, ma lo hai colto, ha travolto, comunque è entrato anche nello spogliatoio. E insomma, se fai fatica a tenere tutte queste storie di cui abbiamo parlato negli ultimi 40 minuti lontano dai tuoi calciatori. Ma è normale che qualcosa arriva. Non dimentichiamo che questa squadra ha subito un cambio di allenatore prima del campionato, poi allo stesso tempo è andata comunque a completarsi dal mio arrivo in poi. Sono arrivati giocatori che purtroppo non sono stati concordati con l'allenatore. È stata fatta una squadra da Milano, da persone che purtroppo non vivono la squadra. Diciamo che in questo momento noi stiamo pagando un po' le conseguenze sportive dei risultati, perché questa squadra dal ritiro in poi è tutta un'altra squadra, compreso l'allenatore, ed è normale che ci vuole del tempo per assimilare. Ci sono delle situazioni come Pagani dove la squadra non ha giocato in tutti i sensi, sia da allenatore che da giocatore. Abbiamo pagato una giornata negativa di tutti, mentre le altre volte la prestazione l'ha fatta. Però è la cosa evidente che questa squadra gioca ogni domenica sotto il limite di età rispetto agli altri. Facendo un'analisi sotto l'aspetto di età, questa è una squadra molto più giovane di tutte le altre, e quindi questo vuol dire tanto in una piazza come Messina, dove si è abituato, come hai detto tu, a altri tipi di giocatori. Senti, con Sasa, questo voglio dire che è una squadra da buttare, perché secondo me ci sono dei giovani importanti che lasciati stare senza pressione del risultato, con una crescita importante, potrebbe fare il suo meglio, perché a tratti lo hanno dimostrato, nonostante a volte il risultato non ti dice quello, il reale valore in campo. Perché... Senti Sasa, tu fai bene giustamente a proteggere i tuoi, perché su di loro devi contare da qui fino a quando, insomma, ti si consentirà di allenare il Messina. Però volevo un po' incalzarti girandoti una domanda che qualche settimana fa in questa trasmissione ho fatto a Enrico Buonocore, e mi aspetto da te, con la sincerità che ti contraddistingue, una risposta molto secca. Secondo me c'è un equivoco che ha portato, o meglio, fino a qualche giorno fa, a elaborare giudizi distorti sulle potenzialità di questa squadra. C'è chi ci ha raccontato che questa squadra avrebbe potuto puntare al primo posto, c'è chi ci ha raccontato che questa squadra tranquillamente poteva rientrare fra le prime quattro, le prime sei. Ora, dopo un mese e mezzo circa di gestione di questo spogliatoio, al netto del bene che vuoi a questi ragazzi, al netto dell'impegno che ci mettono, ma a Marra, che la C la conosce bene, dico, questa squadra quale obiettivo realisticamente dovrebbe porsi, doveva porsi, dovrà porsi? Perché noi una risposta ce la siamo data già da settimane, credo molti tifosi dopo le ultime uscite idem, però insomma, meglio di te questa risposta non ce la può dare nessuno. Quegli obiettivi che hai detto tu, manca di rispetto a tanti tifosi e a tanti competenti di calcio. È una squadra che basta che guardiamo la storia di ogni calciatore, dove in questa squadra purtroppo non abbiamo giocatori vissuti, al di là di 4, 5, 6 massimo giocatori che hanno un passato di categorie di 3, 4 anni, 5 anni, ma il resto sono tutti giocatori che si avvicinano
chi da un anno o chi da due anni alla Lega Pro, e quindi bisogna portare rispetto soprattutto per questi giocatori e non dargli tanta pressione. È una squadra che deve raggiungere il suo obiettivo conquistandolo per prestazione raggiunge il suo obiettivo, ma arriva... che è? Sasà, raggiunge, deve raggiungere il suo obiettivo che è? Questa è una squadra, ripeto, deve fare il più presto possibile i punti per mettere al sicuro la categoria, e poi con l'entusiasmo che ti può dare la giovane età e la sicurezza che si prendono partita per partita, e dopo si può pensare anche ad altro. Però dire che arrivare dopo Foggia, Lecce, Juve Stabia e Matera mancherebbe rispetto a tutti, anche perché ho la fortuna di allenare una squadra e una tifoseria dove hanno visto il calcio vero, e io prendere in giro le persone no. Poi io capisco, capisco anche la mia società che purtroppo ha fatto degli investimenti ed è stata giustamente, secondo me, consigliata male, perché il mercato si fa con un allenatore che purtroppo adesso in questo momento ha ereditato una situazione. Senti, ma a proposito di questo, me la chiami subito, ma i giocatori che sono stati ingaggiati da quando sei arrivato tu, sono stati scelti da te oppure, come si dice a Messina, ti hanno messo davanti la tavola apparecchiata? Ma diciamo che io sono arrivato l'ultima settimana di mercato, dove ero totalmente concentrato ad allenare quelli che avevo, e in più vivevamo una situazione dove parecchi volevano andare via, che poi sono stati bravi a trattenere, vedi Fossebon, Musacci, purtroppo abbiamo preso un giocatore come Baldassini dopo che ha giocato la prima partita, e secondo me non è stato sostituito. Abbiamo preso Mancini, e questo è un giocatore che la società ha parlato con il sottoscritto, e l'abbiamo preso perché ci serviva un giocatore di caratteristiche diverse, e lo sta dimostrando con le prestazioni, che Mancini è un ottimo acquisto. Però io penso che con questo non voglio scaricare niente a nessuno, perché è evidente che questa squadra è stata mal consigliata da qualcuno, che adesso purtroppo dice alla società che ha una squadra importante, ma non mette solo pressione a una squadra di giovani che si impegnano, stanno dando il massimo. Senti, ma ti riferisci a qualcuno? Ti riferisci al direttore generale? A chi ti riferisci? No, mi riferisco a chi ha consigliato al presidente. C'è Nicola? Ah, io non lo so. Io c'è Nicola non l'ho mai visto a Messina. Non l'ho mai visto a Messina, e so che comunque lavora per la società. Però io penso che non l'ho mai sentito. Penso che se si fanno degli acquisti bisogna concordiare con l'allenatore, anche se è arrivato dopo due giorni. Questo non è stato fatto, e questa è la cosa che più mi dispiace, perché poi è troppo facile parlare da lontano e dire questa è una squadra che arriva prima. Io li metterei in campo e li farei allenare. Così facendo hanno solo danneggiato questi ragazzi, che purtroppo ogni domenica si sentono addosso un peso importante. E io li lascerei tranquilli e cercherei di essere più chiaro con tutti, perché alla fine questi ragazzi si stanno impegnando tantissimo. E la cosa che più mi fa male è dopo vedere, dopo le partite, nonostante c'è stato tanta... Vedo giocatori distrutti sia moralmente che psicologicamente, perché sentono il peso della responsabilità che gli è stata data. Da persone che purtroppo, io capisco il presidente, che in questo momento è in difficoltà, ha fatto degli investimenti insieme all'altro gruppo della società, sta pagando un po' l'inesperienza. È la colpa di qualcuno che ha abusato della sua buona fede in questo momento, perché, ma non perché voglio difendere il presidente, perché come me io avrò le mie colpe, tutti quanti quando ci sono le cose sbagliate abbiamo le nostre colpe, però la colpa del rigore, secondo me, sia mia che del presidente, è che in questo momento ci siamo fidati di persone che stanno lontano da Messina e hanno cercato di fare altre situazioni. E a quanto pare si sta continuando a fidare anche di queste persone. Domanda da Reno De Benedetto. Sì, vorrei tornare allo spogliatoio del Cibali. Ciao Sasà. Ciao, la prima domanda che ti avrei fatto se non ci fosse stato il silenzio stampa. Abbiamo visto nella partita appunto di domenica finalmente una buona prestazione di Musacci, però a un certo punto
tu l'hai sostituito e ci siamo domandati come mai fosse avvenuta questa sostituzione. Perché... siccome questa domanda me l'hanno fatta almeno 50 persone per strada, te la pongo così possiamo dirimere la questione. No. Allora, intanto lo spogliatoio dopo Catania c'era uno scoramento incredibile, dove eravamo consapevoli di aver fatto una buona prestazione come squadra, infatti, aver tirato tante volte in porta e abbiamo pagato errori individuali, dove purtroppo questa è la legge del calcio: quando si sbaglia individualmente, ogni allenatore, ogni calciatore, non ci si può fare niente. C'è un errore individuale, succede anche in nazionale, e purtroppo noi abbiamo pagato, e sono stati bravi giocatori del Catania a sfruttare le nostre indecisioni, anche perché, ripeto, con squadra schierata il Catania ci ha creato pochi problemi. I problemi ci abbiamo creati quando abbiamo sbagliato qualche appoggio in uscita o c'è stato qualche disimpegno. E ripeto, per quanto riguarda Musacci, sono d'accordo che ha fatto una grandissima partita, però in quel momento, dato che eravamo passati a due in mezzo al campo, cercavo un pochettino, e in quel momento stava avendo delle difficoltà negli appoggi. Ho pensato di mettere magari Mancini un po' più dietro e mettere Gaetano, che ci dava uno spunto in più nella tre quarti. Questo è stato, ma non è stato assolutamente una bocciatura, anzi io sono contentissimo di quello che sta dando Musacci in termini di qualità. Forse magari ha pagato le due giornate di squalifica nel rientro con la Paganese, però del suo apporto è normale che c'è una crescita, e non dimentichiamo che Musacci è arrivato dopo una settimana dal ritiro, quindi anche lui ha fatto un ritiro un po' approssimativo. Senti Sasa, altre due domande se posso. Intanto sul fronte mercato, perché poi le cose cadono nel dimenticatoio in mezzo alle quotidiane emergenze che purtroppo anche a livello mediatico spuntano intorno al Messina Calcio. Ma sto centrocampista alla Maiorano, banalizzo per farmi capire da chi mi ascolta, è un vice Pozzebon che non sono arrivati, nonostante a più riprese siano fatti vari nomi, siano stati fatti diverse telefonate, ci siano stati diversi contatti. Allora, io sono sintetico. Io da quando sono arrivato, penso dopo una settimana, ho detto che questa squadra ha bisogno di un attaccante, sia per sostituire eventualmente Pozzebon, sia eventualmente a partita in corso andargli ad affiancarlo, perché per caratteristica abbiamo tutti i giocatori che si possono adattare come seconda punta, sì, oppure come esterni, e non abbiamo un uomo che possa fare a sportellate come magari può capitare la domenica a De Miro, come ha fatto benissimo domenica scorsa. Come no? Però noi purtroppo per caratteristiche ci manca un giocatore di questa sostanza. Io più di dire, io faccio l'allenatore, non sono né il presidente né il direttore sportivo, io da uomo di calcio so le gerarchie come vanno e dico che questa squadra ha bisogno di centimetri in mezzo al campo e di un giocatore che possa fare questo determinato ruolo, o insieme a Pozzebon o eventualmente sostituirlo, perché intanto noi dobbiamo cercare di tenerlo il più possibile fresco, perché abbiamo solo uno che ci dà sia centimetri davanti e forza e conclusioni, tanto è vero che è il nostro bomber. Chiaro, ma perché non te li hanno presi? Io sono talmente concentrato sul campo, nel dire una volta, due volte, tre volte, poi purtroppo io altre situazioni non posso dirle. Lo sanno loro, è normale che queste richieste lo sanno, stanno valutando, mi dicono che stanno valutando, stanno cercando di raggiungere un accordo, però arriva, io fino al mercoledì, massimo giovedì, posso parlare di mercato con la società, perché certo, per una mia deontologia cerco di pensare dal giovedì in poi a quello che si fa la domenica. Un'ultima cosa da parte mia, ci risulta che anche dopo la partita di Catania, anche in questi giorni, forse anche oggi, la società si stia guardando intorno per valutare la scelta di un possibile sostituto di Marra, eventualmente, ritengo, se le cose non andassero bene a Monopoli. Sta cosa come la vivi? È normale? Ti dà fastidio? Hai parlato soprattutto con il presidente dopo Catania?
No, io il presidente non l'ho sentito dopo Catania. Non l'hai sentito? Non l'ho sentito, ho sentito Micali, reputo che è quello che magari ci sta più vicino perché comunque sta al campo, mi ha fatto sentire la fiducia, devo essere sincero. Ma il presidente Stracuzzi non l'ho sentito. Per quanto riguarda la società che si guarda intorno, io la vivo serenamente come una persona che dà tutto, anzi in questa piazza ho sempre detto che io darò non il 100%, il 200%, perché oltre alla passione che mi porta a fare allenatore, mi porta l'affetto che provo per questa piazza. La vivo serenamente, consapevole di lavorare e dare il massimo a una squadra, come ho detto, che purtroppo quando si subentra non l'hai scelta tu, ma io l'ho accettata, non mi mangio le mani o ritorno indietro o non mi pento, cercherò fino a che mi darà la possibilità la società di dare il massimo come abbiamo sempre fatto. Senti, hai detto non ti penti di aver fatto questa scelta, ma, e di questo sono certo, ma ti chiedo, sapevi che insomma ci sarebbero stati dei problemi, che la situazione non era serena, ma pensavi fosse da tutti i punti di vista così difficile come poi si è rivelata, o qualcosa ti ha spiazzato? Quando c'è un cambio di allenatore qualcosa non va, è normale che c'è qualcosa che non va. Io non mi riferisco solo all'aspetto tecnico. Io dico, mi aspettavo più partecipazione in determinate situazioni, questo è certo, cosa che magari si è sentito più a qualcun altro che l'allenatore, questa è la cosa che più mi dispiace. Però, cioè volevi condivisione di scelte con la società, e invece normale, dici più della mia opinione hanno ascoltato altri. È normale, io tante volte ho sempre ribadito in queste riunioni, i miei interessi sono gli interessi del Messina, perché se va bene la squadra va bene tutto, però va bene così. Adesso la cosa che più mi sta a cuore è cercare di proseguire, magari aggiungendo a qualche prestazione risultati, cosa che ahimè quella che pesa più di tutti, e mi assumo come ho sempre fatto le responsabilità, è quella con la Paganese. Però il calcio a volte è strano, quello che ti dà ti toglie. Magari la partita di Catanzaro, che non hai brillato come a Catania, l'hai vinta, e domenica magari hai prodotto un ottimo calcio, ma hai perso. Grazie Sasà, buona serata, in bocca al lupo.